Infatti oggi prepariamo insieme questi deliziosi cornetti, sono molto molto semplici da preparare. Mi raccomando, seguite la ricetta e provateli. A dopo. All'interno di una ciotola inserite 2 cucchiaini di zucchero, una bustina di lievito di birra secco e 210 g di latte tiepido. Mescolate in modo da sciogliere lo zucchero e il lievito. Lasciate riposare questa sorta di lievitino per circa 20 minuti. Poi all'interno di una ciotola inserite 250 g di farina Manitoba, 300 g di farina 00, 130 g di zucchero, poi aggiungiamo 2 uova sbattute a temperatura ambiente, una bustina di vanillina che già ho aggiunto e un cucchiaino di miele. Do una mescolatina con la spatola e poi aggiungo il latte con il lievito. Mescolo anche in questo caso con la spatola. Ok. Poi proseguite impastando a mano e aggiungete 60 g di burro morbido un po' alla volta. Dovrete ottenere un panetto elastico ed omogeneo. Se l'impasto risultasse troppo morbido, da non riuscire a lavorarlo, potete aggiungere un altro pochino di farina. Regolatevi un po' ad occhio. Questo è l'impasto, come vedete è morbido ma non appiccicoso, quindi come vi dicevo prima dovete regolarvi un po' con la farina. Adesso coprite con la pellicola e lasciate lievitare fino al raddoppio. Oggi fa caldo, quindi 2 ore, 2 ore e mezza saranno sufficienti, però se li preparate in inverno lasciateli lievitare di più, anche 4 ore. Comunque deve raddoppiare l'impasto. Ci vediamo dopo. Trascorso il tempo di riposo, riprendete il panetto, dividetelo in 2 parti uguali e stendete ogni parte con il mattarello. Dovrete ottenere un cerchio di circa 30 centimetri. Più o meno ci siamo. Adesso ritagliate i cornetti. Io faccio un taglio orizzontale, uno verticale. E poi taglio in diagonale. Poi prendete un triangolo e arrotolate partendo dalla parte più larga, in questo modo. Ecco qua, portate le punte verso l'interno ed ecco qui il nostro cornettino. Preparate tutti i cornetti, poi posizionateli su una teglia da forno rivestita con la carta da forno e lasciateli lievitare per altre 2 ore circa. Ci vediamo dopo. Ecco qui i cornetti dopo la lievitazione. Prima di infornare, spennellate con un tuorlo sbattuto unito a un goccino di latte e poi infornate in forno caldo statico 190 gradi per circa 15 minuti. Ed eccoli qui i cornetti pronti per essere gustati. Come avete visto, sono semplicissimi da preparare. Io li ho lasciati vuoti. Una volta cotti potete farcirli in base ai vostri gusti. Potete utilizzare la Nutella. Io qui ho utilizzato la crema al pistacchio. Potete utilizzare la marmellata, quello che vi piace di più. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e mi raccomando, se li provate fateci sapere. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti!